Parliamo della partita adesso con Paolo Fracassetti, il mister del Mozzanica. Allora Paolo, una buona gara sotto il punto di vista dell'impegno, però il risultato non è arrivato. No, infatti hai detto bene, una buona gara sul punto di vista dell'impegno, su anche il piano di vista del gioco abbiamo costruito e creato, però abbiamo fatto degli errori imperdonabili dietro che abbiamo pagato a caro prezzo. Eravamo riusciti ad andare in vantaggio, stavamo tenendo molto bene, abbiamo fatto due grossissime ingenuità su palla ferma dalla metà campo, subire gol, stati molto molto ingenui, dopo loro chiaramente sul 2-1 hanno avuto una vita facile, anche se noi ci abbiamo provato in tutti i modi a cercare di raddrizzarla. Ci sono stati, come hai detto giustamente, gli errori dietro, anche in fase di impostazione, nonostante tanto possesso palla e aver paradossalmente condotto quasi tutto il secondo tempo, è mancato l'ultimo passaggio, l'azione davanti. Sì, siamo mancati proprio nell'ultimo passaggio, ho provato anche a giocare poi a tre punte con la mezza punta dietro per cercare di dare un po' più di spinta, anche perché loro comunque si erano chiuse dietro, dovevamo cercare di giocare un po' più sulla velocità, sugli scambi rapidi, perché loro hanno dei difensori molto forti fisicamente, potevamo attaccarli in quel modo, invece abbiamo sbagliato, siamo mancati proprio nell'ultimo passaggio. Verona comunque si conferma come una delle squadre più forti del campionato. Sì, questo è indubbio, se poi gli regaliamo anche i gol che abbiamo regalato noi diventano ancora più forti. Adesso arriva un'altra potenza del campionato di Serie A, il Tavagnacco, sabato prossimo. Come sarà questa gara? Sì, sicuramente anche Tavagnacco è una squadra che sta facendo benissimo, ha un attacco atomico, stanno segnando tantissimo, sarà ancora un impegno importantissimo, difficile, ma noi ce la metteremo ancora tutto perché vogliamo comunque prendere le soddisfazioni anche contro queste squadre.